Allora, dovrebbe essere tutto regolare, speriamo... Fino a questo momento! No, solo fino a questo momento! <ride> ciao Petriche, buona serata, ciao! Ciao Iuri! Grazie Yuri. di essere qui con noi, grazie mille, so che insomma è stata una stagione lunga, anche per voi giornalisti, quindi <ride> grazie grazie mille di essere qui con noi in questa chiacchierata, no, ma... insomma, ancora una ma volta grazie... è stato un piacere. Grazie a voi per l'invito, veramente sempre cari e saluto anche tutti gli amici che ci seguono. Allora, innanzitutto, come va? So che insomma, sei <ride> in ansia de delle ferie. Oggi ci fa un'altra un bella intervista Alessandro Perguidi, ho visto sul canale Motorsport. Quindi Grazie, ci tenevo tanto per ancora... in questa intervista. Ci tenevo tanto. Eh, L'ho rincorso un po'. Non è stato semplice beccarlo in un momento di quiete perché ci tenevo a fargli delle domande che non centrassero tanto con la sua stagione, con eh, quello che ha affrontato quest'anno e quello che lo attenderà nel 2024. Volevo proprio che raccontasse il suo essere un uomo normale che nella vita fa il pilota. E quindi è stata una mezz'ora piacevolissima. Sono contenta che anche lui l'ha apprezzata molto. E ci tenevo tanto e ho avuto un buon riscontro. Sono tanto contenta di questo, e grazie, Yuri, per averlo detto, <ride> mi fa oh, piacere. Vabbè, è sempre, insomma, il lavoro bello, insomma, è sempre, insomma, è bello <ride> che sia ripagato, ecco, quindi consiglio anche a chi non se la sia vista di andarsela a recuperare sul canale di mortasport.com. Beatrice, io volevo iniziare questa diretta, mi sembra anche abbastanza doveroso, con un, un ricordo tuo di Alberto Antonini, non so se... Hai avuto modo di conoscerlo e sì. volevo sapere un, pochino, un po' da te che persona era. Insomma. Allora, io eh, ho avuto l'opportunità di incontrarlo era il 14 dicembre del 2019. Eh, era un pranzo organizzato da Formula Passion presso il ristorante della moglie di Antonini io ero molto emozionata perché finalmente avevo la possibilità di poterci parlare al di fuori di tutti quei vincoli, no? che poi ovviamente aveva appena finito di rappresentare una tuta rossa di una certa importanza. E aver modo di poterci parlare mi sembrava quasi surreale. È stato gentilissimo con me, eh, mi ha subito offerto un caffè, ha voluto sapere quali fossero i miei desideri, quali fossero i miei sogni, quale fosse il mio percorso lavorativo. Ha fatto delle battute molto, molto simpatico. Ho cercato di aprire un po' qualche parentesi lavorativa, mh, quale fosse il suo desiderio in quel momento e lui mh, mi ha confidato che si sentiva un po' più libero di poter commentare la Formula 1 dal suo punto di vista. È stata una giornata che in realtà è durata poche ore perché poi io, essendo di Alessandria, avevo un bel viaggetto da fare per ritornare a casa. Ma ho avuto modo di parlare molto con lui quel giorno, e anche sua moglie, Barbara, è stata molto gentile e carina con me. E io gli ho semplicemente l'ho voluto ringraziare per tutto il lavoro che aveva fatto. E e come lo faceva e il fatto di essere riuscito in un certo qual modo a gestire eh, una situazione in, in casa Ferrari che non era facile, no? lui si trovava tra due fuochi, tra Moritz, e va bene, Sergio Marchionne, quindi non era sicuramente semplice. Abbiamo scambiato qualche battuta anche su quello che era accaduto nella famosissima Singapore e dopodiché abbiamo fatto una foto. Ricordo e ammetto che il 14 dicembre quando ho appreso la notizia della sua scomparsa ci sono rimasta molto molto male sapevo che mh, non stava bene da qualche mese mai mi sarei immaginata però un epilogo del genere per una persona un uomo così giovane e vitale e quindi nel mio piccolo mi permetto di ricordarlo così perché occasioni poi in realtà di parlarci non ne ho avute e però sono, sarò sempre felice dell'opportunità che avevo avuto quel giorno di poter essere sua ospite e di poterlo conoscere. Come mi, pensi, fai, vabbè, mi fai commuovere, Yuri. Oh, no, vabbè, <ride> senso, mi, sembra, mi sembra doveroso, la figura del giornalismo italiano così importante. Mi sembra... Eh, ma perché io mi sento così piccola, capito? Quindi il fatto di averci potuto parlare eh, per me era tutto eh, come dire, mh, avere a che fare con la normalità di persone che in realtà nel mondo della Formula 1 e delle corse avevano fatto tantissimo. Io, anche quando mi ero messa a scrivere la mia tesi per l'università, che io mi sono laureata in filosofia e comunicazione, ma ho fatto una tesi sulla Formula 1 e ho voluto intervistare dei personaggi, persone, giornalisti che in realtà rispecchiavano quello che sarei voluta diventare anche io. E quel giorno, quando l'ho incontrato, ho appreso da lui qualche piccolo insegnamento. In quelle poche ore, lui è riuscito comunque ad insegnarmi qualcosa, e chissà quanti altri insegnamenti ha dato a tantissimi altri appassionati e persone che incrociandolo lo fermavano per chiedergli qualcosa, un parere, un'opinione. Come pensi abbia vissuto il periodo in Ferrari? Perché. Cioè, penso che allora dal punto di vista professionale, penso sia forse la cosa più alta che tu possa arrivare a poter fare, essere insomma, il portavoce della scuderia più importante al mondo in Formula 1. Però dal, dall'altra parte forse hai appunto, come ti parlavi prima della libertà, insomma, sì, si sa penso che comunque i che... Ferrari. C'è mm, una certa direzione no, in cui bisogna andare. Quindi Sai, da una parte io... è gratificante, sì. ma dall'altra forse ti limita un po'. Quando so, sei una penna, pensi. quando sei una penna che scrive e commenta in, con, con un certo modo, una, un, una certa identità il mondo delle corse, e ti trovi poi a dover rappresentare una squadra dove devi riuscire a trovare sempre la parola giusta nel momento più difficile riuscirà ad essere portavoce del bello e del cattivo tempo. Penso che quello fosse un discorso di, di libertà, semplicemente quello, il fatto che comunque tu devi rispondere a determinati doveri, a determinate cose che ti vengono imposte, determinati atteggiamenti e non sempre puoi dire veramente tutto quello che vuoi. Sei sempre comunque portato a dover rispettare e il tuo modo di esprimerti perché poi lo sappiamo e nel mondo di oggi ancora più che una volta dici una parola sbagliata o metti una virgola sbagliata nel posto sbagliato e vieni subito criticato, ti viene puntato il dito contro, penso che lui abbia affrontato un periodo delicato come quello in cui lui è stato in Ferrari nella maniera migliore possibile perché davvero non è stato sicuramente facile. Quindi shop veramente a quello che è stato Antonini in Ferrari. Assolutamente, assolutamente sì. Va bene, intanto saluto la Febbe Villeneuve che ci saluta. Tra l'altro, la Flebbe Villeneuve ti chiede: come vai il tuo account di Instagram? Si chiama Bubu <ride> eh, eh, Se lo vuoi spiegare, non lo so, Wiley. <ride> oh, allora, i ragazzi della Formula 1 dimenticata mi regalano sempre emozioni quando <ride> mettono la storia con l'annuncio della mia partecipazione sempre. in una loro live perché hanno subito colto il senso del mio nickname. È un nickname che penso, in tanti mi hanno anche detto, ma no, ma perché non metti Beatrice Frangione che è più riconoscibile? Io in realtà ci sono affezionata, sono una grande amante della musica, della musica rock, canto anche in un gruppo che fa rock, che fa metal, quindi diciamo che la musica è sempre stata un po' un'altra mia grandissima passione, al di là ovviamente dei, dei motori, de, della scrittura. E Baba O'Reilly è un brano degli Who, un inno generazionale, un urlo generazionale che invito chi non l'ha ancora fatto ad ascoltarla e per chi non la conoscesse, è una canzone con un'introduzione tra l'altro eccezionale da brivido e visto che Bubu era il mio soprannome di quando ormai tanti anni or sono giocavo a pallavolo, perché per evitare... Una sovrapposizione di omonime mi è stato dato questo nome, e allora io sono diventata bubo e questo bubo me lo sono portato dietro e me lo porto tuttora dietro con fierezza, devo dire, anche se fa un po' sorridere. Eh beh, <ride> no, io suonavo in un gruppo fino a una decina di anni fa, poi, per cause oh. di tempo, non, non ho potuto più approfondire, però. Su, in un saggio facciamo quella canzone lì. Eh, dai, è una canzone straordinaria. È una canzone bellissima, straordinaria. bellissima. <ride> Saluto anche il misterioso Sabotatore, che, per chi segue le nostre alte luci, sa, può cogliere la citazione. E penso anche Andrea sia in, in live che ci saluta, belli. Ciao Andrea, ciao Andrea. Mi raccomando. Ciao Andre un buon lavoro no, non prestarlo la che già sarà già avrà l'ansia poverino non, <ride> non lasciamolo lasciamolo, tranquillo, lasciamolo fare. lascialo tranquillo dai facciamo un piccolo recapino di questa stagione dai visto che Vai. ormai siamo alla fine ti faccio la fatica domanda è stata una stagione sì. noiosa o ti sei divertita Beh, oddio, a livello di spettacolo in pista non si può dire che sia stata tanto divertente. Intanto scusa, sorrido perché leggo ciao, il commento: ciao Ila. Leggo il commento di Andrea che dice: Tutto a posto il video uscirà il 20 gennaio. Poverino, bella stella. Ah, eh, il, 20, il 20 sì, doveva uscire il 20, eh, eh. invece che dicembre-gennaio. Va bene, gennaio. così. Dai, Andre, siamo tutti con te, forza. Eh, allora, a livello di spettacolo in pista, mh, per un semplice spettatore, sicuramente non si può dire che sia stata una stagione tanto divertente, dai. Mh, questo non si può dire. Per chi invece è nerd come noi del motorsport e della Formula 1, allora forse qualche spunto interessante l'abbiamo trovato. Al di là del super mega dominatore e di quelli che poi sono stati effettivamente risultati in pista, ci sono state tante novità. A me è piaciuta tantissimo l'ascesa. Eh, ad un certo punto della stagione della McLaren e la conseguente discesa della Stone Martin, per quanto mi sia dispiaciuto comunque vedere mh, il, il non sviluppo che hanno poi portato, perché Fernando Alonso all'inizio era lì, era il prezzemolino sempre in mezzo e ad un certo punto hanno sbagliato qualcosa e non sono più riusciti a risalire. Mm, non mi è piaciuto il secondo pilota della Red Bull per niente perché Perez non ha fatto una bella stagione, assolutamente no. E, e penso sinceramente che questa pausa invernale non possa resettare completamente quella che è una condizione, cioè quella di Perez non è solamente una crisi, io penso che sia proprio una condizione che difficilmente riuscirà a, a cambiare mh, da qui all'inizio del prossimo anno. Vediamo comunque come potrebbe partire, ma... Se dopo due o tre gare la situazione si ripete, come appunto è successo poi nel 2023, allora lì probabilmente qualcuno dalla futura non più Alfa Tauri potrebbe, potrebbe prendere il suo posto. Secondo me. Quindi eh, sì, diciamo sì. che mi sarei aspettata sinceramente una Ferrari più competitiva, cosa che invece non è successa. Eh, un po', tutti eh, <ride> Penso... guarda. Allora, sì, il friendly dog, brava Ilaria, è la battuta con cui la Red Bull ha praticamente fatto un tweet. È una stoccata non proprio bella nei confronti del messicano, secondo me, perché mh, questo non aiuta la condizione di Perez. Ecco, mettiamola così. Eh, essere pilota Red Bull non è mai stato semplice, soprattutto no. insomma, la sappiamo, c'è un elenco di, di piloti fatti bruciati dal Red Bull che è abbastanza anzi, direi molto lunga, perché insomma, ricordiamo vari Boemi, Alger Suari, Hartley, <ride> Speed, mm. ce ne sono una marea. Quindi dal punto di vista della psicologico non è semplice a prescindere. Essere poi compagno di squadra di Verstappen è un altro fardello che ti, che ti porti dietro, secondo me, molto, molto grande. Secondo me, Perez si dovrebbe mettere nella condizione psicologica che sei un secondo pilota. Se entri in quella, in quella condizione psicologica, si può, secondo me, togliere le sue soddisfazioni, perché lui è partito quest'anno convinto, giustamente, perché alla fine i piloti corrono per vincere, di... Poter competere con Verstappen nelle prime quattro gare ci stava anche quasi riuscendo, poi è arrivata la gara di Miami. Che, eh, secondo me lì è arrivata subito la mazzata perché Verstappen partiva dopo la decima posizione, non mi ricordo di preciso dove lo ha passato sopra praticamente con Perez e partiva in pole. Mm. Quindi, da lì, proprio Perez eh, è sprofondato e non si è, non si è più ripreso. Ma sai eh, cosa, al di là del sentirsi il possibile contendente, mm, io penso che sia proprio la, condi la condizione che si vive all'interno di un team come Red Bull, nel senso che è una squadra che abbraccia completamente in tutto e per tutto, dall'inizio alla fine, tutto quello che riguarda Max Verstappen. E nel momento in cui e questo l'abbiamo visto anche con altri piloti, come hai detto tu, Yuri, che sono stati in Red Bull, ma soprattutto l'abbiamo visto con i piloti che sono stati compagni di squadra di Max Verstappen, come sono andati in crisi e come altrove sono. Stato eh, I Gasly eh, e gli che Abbiamo poi visto che non sono dei piloti scarsi. Eh no, ma infatti il buon album se ne guarda ben donde di ritornare eh? mai in Red Bull. <ride> <ride> e proprio per questo io continuo a sostenere questa tesi, che è da un po' di tempo che lo dico, anche se non tutti sono d'accordo, che solamente una persona sarebbe in grado di essere compagno di squadra di Verstappen facendolo per la seconda volta, con una consapevolezza diversa. Mi sto ovviamente riferendo a Daniel Ricciardo. Perché dico questo, Yuri? Perché lui non si aspettava, secondo me, di ritornare così nell'immediato in Formula 1. È stato un po' fuori dalle scene dopo un periodo di fortissima crisi nata principalmente dal suo ultimo anno in Red Bull. È arrivato a questa età, perché non è più un ragazzino, diciamolo, cioè ormai ha 34 anni, va Vecchio, vecchio no, però diciamo che oramai la possibilità per poter diventare campione del mondo penso non ce l'abbia più. Si è, si è giocata, esatto, sì. se ormai se l'è giocata. Quindi Anzi, lui... era quasi fuori da, da, da eh. proprio da essere pilota titolare. Quindi, ecco, quindi cioè, dall'essere ragione... fuori a ritrovarsi a guidare la macchina più veloce lotto. Ha <ride> maggior ragione, pare. bravissimo. Yuri ha maggior ragione. Quindi, penso che nessuno meglio di lui possa arrivare nuovamente a Red Bull essere concreto senza dar fastidio a nessuno. Io la, sono d'accordo con te, sinceramente. Mm. Anche io sono sempre stato un estimatore di Daniel Ricciardo e penso se non ci fosse stato Verstappen, probabilmente forse a, a quest'ora mm. al posto suo <ride> sarebbe stato Dani, eh? non lo so. Mm, Può sa, con i ma si, si fa male, però, però io mi ricordo che comunque eh. nei primi due anni di Verstappen in Red Bull non è che Ricciardo faceva insomma ne, ne subiva anzi ora vabbè bersta ok era giovane no, e tutto però Ricciardo comunque Ricciardo nei suoi anni d'oro secondo me è stato uno che poteva giocarsi il titolo con la macchina giusta eh, poi, poi anche, Red... anche quell'anno con Fettel gli ha dato molto fastidio quindi... il primo anno con Fettel <ride> fece tre vittorie Ricciardo Fettel fece zero eh, ricordiamocelo quindi insomma ricordiamoci poi i sorpassi eh, alla, insomma, sua maniera, maniera, mostre, alla sua maniera le mosse e mi ha fatto emozionare sempre sempre molto quindi sono, sono d'accordo con la tua analisi un ricciardo un po più maturo un po più consapevole forse quando è arrivato poi per si è reso conto che non c'era più per lui possibilità perché beh, si è reso conto probabilmente red bull portava tutto su max non ha, non, ha, non lo accettava perché in quel momento era diciamo su un piede Stallo diverso rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso in poi, insomma da due anni a questa parte. Giustamente lui cercava, voleva essere il, il pilota numero uno. Pro, eh, il problema è che trovare un'altra scuderia <ride> che ti possa far competere. Per il titolo, per le vittorie eh, oltre a Red Bull, non è, non è così facile. Mercedes era impossibile. Io, Ferrari, la ce l'avrei voluto tanto vedere, però non c'è mai mm, stata la possibilità. È vero, è vero. Io penso uno meglio. Perché abbiamo, fatto abbiamo capito che qualunque giovane tu possa mettere a fianco di Verstappen verrà bruciato. Quindi penso che non sia la, per Red Bull la strada da percorrere. Se Perez dovesse fare male, 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 io fossi Red Bull. Non un pensierino, pensierino su Daniel e lo farei no no, cioè, no no io ho altro è pensierino proprio un è, pensierone un bel è, pensierone su Daniel sì. eh no pienamente assolutamente sì. sì. pienamente assolutamente sì questa stagione dai facciamo un giochino top 3 chi, chi è che ti ha stupito mm? tre che ti hanno stupito tre piloti dico e mm? tre invece che ti hanno, ti hanno deluso questa stagione allora, aspetta che devo fare un attimo un recap allora stupito in positivo ci mettiamo Verstappen ovviamente perché ho no fatto piastri un altro non sport. lo conto pro, eh, sì scusami Verstappen non Verstappen lo calcolo minimamente ho fatto non un altro sport. sport non lo calcoliamo e non contiamolo allora, stupito in positivo anche se stupito poco perché la mia aspettativa su di, su di lui era molto alta e sapevo che in un certo qual modo non mi avrebbe deluso piastri mi è piaciuto molto eh, deve comunque ancora secondo me imparare molto la sua interpretazione della gara, ma lì ci sta ragazzi, sì. cioè sei un esordiente, sì. hai poi un Norris di fianco a te, quindi sì. va benissimo così come primo anno con una McLaren che gli ha dato la possibilità di poter andare ad accaparrare dei punti importanti, felicissima per Piastri. Um, ti metterei... Oddio, ma sai che ho dei vuoti un attimo. <ride> allora, vabbè, Fernando Alonso ah, non, non mi ha assolutamente deluso perché laddove ha potuto, la zampata l'ha sempre data e quello basta che gli dai una macchina sì, buona. Teniamo anche conto pagare... che, eh. teniamo anche conto che ora partiamo da prima dei test, cioè. Non ci si poteva aspettare, penso, no, una Stone Martin così. Nessuno si sarebbe mai aspettato otto, che la Stone Martin sarebbe arrivata così. Cioè, otto podi nelle prime 10 gare o qualcosa sì. del genere. Non o 7-8 podi, comunque. Sì. Sono sì, stati quindi... dei buonissimi risultati e io veramente pensavo che Fernando potesse vincere. Ero... Avevo scommesso su una sua vittoria a Monaco, onestamente, cosa che eh, ma tanti, <ride> tanti avevano scommesso. Purtroppo Verstappen è lì ha deciso che. Dove non ci arrivava la macchina, ci doveva mettere una pezza lui, ha fatto un giro. Che beh, è una vero. cosa incredibile, l'ha messa in pole position, e da lì era difficile per, per Nando riuscire, riuscire a batterlo. Eh. Fosse partito è in pole, vero. Nando, aveva, avrebbe avuto le sue chance, ecco. sì, Però, sì, Alonso, sì, io poi non sto tema. Già dalla prima gara in Bahrain, quando c'è stata quella lotta con Hamilton, Bello, io, no, ho io ero felice, come tantissimo. come pochi. È quanto un attimo ci, quanto, rivedere qualche quanto stato ci siamo persi in questi plan. anni in questi anni con i due che uno aveva la macchina troppo competitiva l'altro no è vero. Quanti, quanti duelli belli in pista ci siamo persi tra questi due campioni con sarà essere avuto due macchine competitive più o meno allo stesso modo È vero bravo Quest'anno un po' ci siamo rifatti, dai. È vero, io sono stracontenta di aver visto questo Fernando Alonso più che altro io credo che lui sia proprio un esempio di instancabilità e di determinazione tenacia, cioè la vedo, lo, lo, ormai lo, lo vedo così. E poi ti direi che per aggiungere il terzo, io sinceramente sono rimasta piacevolmente ehm, contenta della stagione che ha fatto lui Hamilton, perché lui in Ungheria ha fatto quella pole position ragazzi, che secondo me è stato qualcosa di favoloso. Ricordiamo comunque che la macchina non è assolutamente stata all'altezza dei suoi piloti, anche quest'anno il progetto è stato sbagliato perché si sono illusi, anzi eh, qualcuno si era illuso che la vittoria di Interlagos nel 2022 fosse la svolta e che quindi bisognava mantenere quel tipo di progetto, in realtà non è stato così, ma la sua determinazione e il suo comunque... Voler continuare a provare ad estrapolare il massimo da una monoposto, eh, devo dire che mi è piaciuto, a differenza del suo compagno di squadra, che invece l'ha patita un pochettino. E infatti ti direi che stupito e negativo eh, è stato Russell, sicuramente. Mi aspettavo un Russell un po' diverso, un po' troppo nervosetto. Io posso capire che di fianco a te hai un Lewis Hamilton, che ti trovi in una squadra in cui tu sei arrivato convinto, convintissimo, che avresti potuto finalmente dire oh, sono arrivato in Mercedes, finalmente, ho la mia occasione per vincere. Sì, ha vinto, è però in realtà, sì, però in realtà sì, sì. ha sofferto e ha penato tanto e questo nervosismo si è andato poi a dimostrare in pista in alcuni errori che ha fatto. Quindi lui sicuramente è stupito e negativo. Singapore, soprattutto. Eh dai, no, lì male, eh male, male, male. Allora, a un certo punto della stagione si stava riprendendo da dopo la pausa estiva da Zambia. Eh, era, era un po' gallettino era un po', perché era davanti a Lewis era un po', un po' aveva, aveva eh. messa davanti a Lewis abbastanza volte poi è, è arrivato a Singapore ha fatto quell'errore mm. e da lì è ritornato secondo me <ride> è ritornato un po' in fase, in fase calante Probabilmente dal sì. punto di vista psicologico, sì. sì Comunque, sì, anch'io sì. assolutamente mi aspettavo un pochino di più dal rasse. Ora va bene che ha ah, un sette volte campione del mondo in, uh, come compagno di squadra, sì. però 80 punti, 70. Non mi ricordo quanti sono tanti, soprattutto considerando sì. che <ride> i 25 non erano <ride> di concessione di nessuno. Quindi, <ride> è vero, è vero, sì. è verissimo. Poi ti metterei stupito e negativo sicuramente Valtteri Bottas. Lui proprio cioè, si è dato solo ai calendari. È stata l'unica cosa simpatica che è riuscito a fare quest'anno. A parte, va bene la differenza. È utile anche perché. Sì, è vero. No, ma è andata sold out. Eh. Cioè, le sue chiappe sono piaciute da anni. <ride> <ride> eh, sicuramente, l'Alfa Romeo mh, non è stata una macchina all'altezza della situazione, come si no. suol dire. Però, da un pilota che, comunque da tanti anni in Formula 1 mi sembra proprio arrivato. Arrivato, cioè che proprio non, non lo vedo più un pezzo. Non sia così semplice passare da guidare la macchina migliore dell'otto da anni a tornare a lottare nelle retrovia. Più che altro avere la, come si dice, la, la voglia di lottare per quel punticino, la magari. Stima eh, esatto, esatto. È eh, però c'è chi, ecco. chi ha fatto, comunque c'è chi riesce a fare delle cose, cioè mi viene in mente già tipo l'AS. I piloti dell'AS si sono comportati diversamente. Cioè, eh, o comunque anche la Williams. Quindi, perché ridi? Perché stai ridendo? No, no, perché mi scrivono delle cose. Lascia Cosa fare. ti scrivono? Rendi pubblico, che poi ridi, no, fammi no. ridere. No, 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 lascio okay. fare, lascio fare. Va bene, lascio fare. Ehm... E poi ti direi stupito e negativo, vabbè, lo so che può essere scontato, però sinceramente di Perez non mi aspettavo un declino del genere. No, no, va bene. Va bene, è giusto. Non ti ho detto <ride> nessuno dei due Ferrari da nessuna delle due parti perché secondo me sono un mese e mezzo, cioè non sono stati né favolosi né non favolosi. Si sono, a volte hanno saputo sfruttare le poche occasioni che avevano perché comunque quest'anno la macchina ha avuto tanti problemi e sono riusciti a limare dei problemi solamente un po' troppo tardi, secondo me, Singapore è stato un caso, un grossissimo caso, bellissima la vittoria di Sainz, però è stato un enorme caso, e, e mi è piaciuto molto aver ritrovato Charles sul finale, ecco, il carattere di Charles l'ho rivisto finalmente nel finale, cosa che nel corso della stagione mi è un pochino per certi aspetti un po' di frustrazione, un po' mancato quindi non li ho messi né da una parte né dall'altra, semplicemente perché secondo me sono nel limbo nel mezzo Sì, sì, sono, sono d'accordo con te. Dal punto di vista della Ferrari mm -hmm. eh, anzi, prima finiamo il discorso top e flop, io nei, nei top aggiungerei come menzione d'onore anche Albon che secondo sì, me bravo. Ha una stagione strepitosa con una Williams che comunque non è stata la Williams degli ultimi anni bene per, perché noi nostalgici vedere è vero, la Williams in fondo ragione. faceva tristezza dai, dai faceva un po' di tristezza e Albon secondo me ha fatto una stagione strepitosa ha tirato su la carretta praticamente da solo e ha portato la Williams a un settimo posto veramente veramente meritato quindi non lo pensavo, di dire la verità, non lo pensavo così forte. Pensavo fosse un buon pilota, però devo dire che questa stagione ha veramente, ha veramente fatto vedere, secondo me, di, meritare, di poter meritare di più. Ecco, di più. una macchina un pochino, più, un pochino più veloce. E poi l'Ozon perché penso abbia stupito, forse anche se stesso, non lo so, È forse anche, anche Red Bull perché. Mi ricorda, eh, è stato messo lì a Zandvoort Ancora eh, la tempesta, mezzo. cioè... Un <ride> weekend tra pioggia, eh, rosse, un casino, lui non ha fatto il minimo errore, non ha fatto nessun errore, l'ha portata a casa. E poi a Monza ha fatto due punti, a Monza non mi ricordo, eh, insomma, quella eh, gara eh. È a punti, eh, eh, sta, ha dato punti, a Singapore ha mm. mm. <ride> escluso dal Q3 Verstappen, quindi... Eh. Una, veramente un... mi ha stupito. Ecco, perché insomma, nelle categorie minore, si sì, aveva fatto vedere qualcosina, ma niente alla fine, niente di eccezionale. Ecco. Mm. Però devo dire che veramente mi ha stupito. Ecco. È vero, è vero. Sono d'accordo con te. Questi due, nelle, nelle note positive, mi riallaccio al discorso Ferrari. Perché eh, si dice, sembra praticamente che dal Giappone più o meno la Ferrari aveva portato questo nuovo fondo che. Va da, si è tornato a essere una, così, una vettura un po' di più sullo stile di Leclerc da, quel da Giappone in poi infatti Leclerc ha fatto tutte le prime file e eh, su cinque gare credo quattro podi e comunque alla fine c'è stata la squalifica di Austin che comunque era arrivato terzo e il ritiro del Brasile <ride> prima partisse la gara e poi sono arrivati tutti i podi ecco questo ti fa ben sperare, questo trend positivo di Ferrari che è anche un po' in controtendenza rispetto a quello che ha fatto vedere Ferrari negli anni passati. Cioè è vero che a un certo punto e poi niente. È arrivati a un certo punto metà stagione, pausa estiva che poi il tracollo. Invece quest'anno si è iniziato male, perché si è iniziato abbastanza male, qualche, qualche exploit ogni tanto ma niente di che. Alla fine, a un certo punto, Ferrari era dietro anche a Star Martin, McLaren, Mercedes. Parlavamo di quarta forza, forza a un certo punto: quarta eh. quinta forza, era diventata. Mm -hmm. E poi, invece, da eh, dalla pausa estiva in poi da Monza in poi. Ferrari ha fatto le prime file un po' di vittorie. Anche a Las Vegas, secondo me, la poteva portare a casa, forse senza la safety, mm. non lo so. Però, magari se la poteva se la poteva giocare quindi <ride> da quando è stata data? Una macchina più improntata sulle clerk, la Ferrari è migliorata. Secondo te è un caso? È... Da quando è stata data una macchina a questo ragazzo? Esatto, <ride> è migliorata. Torna sempre lì. Allora, secondo me ehm, uno degli obiettivi principali della Ferrari era quello di salvare il salvabile da una stagione decisamente disastrosa e disastrata quindi hanno cercato di fare in modo che effettivamente una seconda posizione nei costruttori si potesse agguantare, di fatto è stata beffata per soli tre punti, secondo me ha contribuito anche quella con penalità che è stata combinata a Perez, quindi probabilmente, ah, sì. eh, probabilmente o anche senza quel disastro di Las Vegas, probabilmente qualcosa pure. sarebbero riusciti a portarla a casa, quindi è una mia opinione ovviamente, eh, però penso che loro abbiano cercato, di, ehm, abbiano cercato di fare in modo di poter arrivare il più in alto possibile eh, in un, per non finire quarti o quinti, o insomma in, in posizioni ancora inferiori rispetto alle loro aspettative. Io penso anche, ho sempre avuto la sensazione che ogni fine eh, mondiale. Resetta tutto quello che poi succede l'anno seguente. Quindi mh, sono sempre stata abbastanza scettica sul fatto che un'onda positiva a metà stagione possa essere poi ripresa da un team in difficoltà, ovviamente, ehm, la stagione seguente. Mi auguro però che la quasi rivoluzione Vasseur possa avere un esito positivo. Questo sarà il suo primo vero anno eh, vassoriano, di una Ferrari vassoriana. Quindi. Uh, vedremo come hanno deciso di comportarsi, come sarà il progetto. Io sono sempre stata tendenzialmente un po' scettica nel sfruttare le onde positive quando, soprattutto, insomma, non si è un, una squadra. Costante nelle prestazioni. In Ferrari abbiamo dimostrato che tanto costante non lo è, non lo è stata. Ha avuto tantissime problematiche. Spero, però, che siano riusciti ad individuare e a risolvere quei benedetti problemi che l'hanno sempre afflitta e con cui hanno combattuto tutto l'anno. Quindi, vediamo adesso. C'è stato anche questo pranzo di Natale in cui sono state esposte un po' di cose, in cui Vassor si è esposto in un po' di cose. Mi piace molto il suo metodo comunicativo, mi sembra uno che dice veramente le cose eh, in maniera umile, senza esasperarle troppo. E, fino ad oggi non, non si è quasi mai sbagliato nella sua, nel, nel suo modo di esprimersi, no? a livello comunicativo anche se un paio di volte sono stati fatti dei proclami di vittorie, che poi effettivamente queste vittorie non ci sono state. Però devo dire che rispetto a, al passato, eh, rispetto al suo predecessore, mi piace molto come sta affrontando questa, questa nuova era della Ferrari, questa nuova storia della Ferrari, e io veramente spero che il 2024 possa essere... Oddio, non ti dico tanto vittorioso, però che almeno due, tre vittorie riescano a portarle a casa. Cioè, e non casuali, cioè non ottenute perché qualcun altro sbaglia l'assetto e sbaglia il weekend, ma perché è stato conquistato. Come mi auguro che anche altre squadre si possano avvicinare, perché quella sarà sicuramente raggiungibile se è vero quello che Nui ha confidato a Giorgione Piola, allora qui ci troviamo in una situazione dove la RB20, se si dovesse chiamare così, sarà ancora più prestazionale, ancora più veloce della RB19, quindi io non credo alle parole di Horner che dice, ah no, perché sarà dominatrice. Mm, ah, no, su, sulle, sulle dicerie... Allora, eh, siamo arrivati in quel, in quel parte <ride> di anno dove la Ferrari è campione del mondo, quella... Sì. Sì. Eh, l'altra squadra la simulatore. io mi ricordo di Mercedes senza pancia si diceva che fosse un secondo più veloce di tutti invece poi in realtà eh. quindi ma io questo più lenta dicerie. di un secondo. Non sì, credo. sì, infatti, appunto, quindi no, non lo so, lasciano un po' il tempo che trovano. pista, ora di qualcosa si deve parlare, quindi va bene, va bene così. Ecco, insomma, però, ecco, no, dal punto di vista comunicativo, assolutamente sono d'accordo con te. Eh, C'è stata, una, secondo me, una piccola svolta. Io mi ricordo eh, ad Austin, dove Bassir. Già stata fatta la strategia sbagliata su, su Leclerc del singolo Pit. Eh, in passato forse si sarebbero accampate migliaia di scuse pur di eh, eh, proteggere la squadra. Non so, dicendo palesemente delle cose non vere come è stato fatto in passato. Forse non so, pensa che la gente sia stupida. Poi la gente si inferocisce un po', no? Quindi. Secondo me un tipo di comunicazione in quel modo lì era sbagliato. Invece ho apprezzato a che è venuto è andato a Sky a dire abbiamo sbagliato. punto. Secondo me, è, dal punto di vista. Da quel punto di e vista. guarda che nella molto. Formula 1 non è sempre semplice ammettere i propri errori. Eh, adesso mi viene automatico fare anche riferimento alla McLaren, però. Loro sono stati molto umili sì. e coraggiosi nell'ammettere i propri errori Assolutamente, e sì. alla fine tutto questo ha anche ripagato perché sono riusciti poi a svoltare una stagione che era catastrofica, cioè loro a inizio stagione avevano pochissimi punti in classifica confrontati con quelli dell'Aston Martin e poi la situazione si è completamente ribaltata. Eh... Vedremo che cosa succederà il prossimo anno. Io vorrei tanto vedere già come sarà il prossimo anno, ma purtroppo dobbiamo aspettare... Sorbirci 24 Gran Prix oh, dai, pr Prima fatti un, po', fatti un po' di, di pausa. Sì, ne ho bisogno, dici. Né? la Prossimo anno 24, eh. Eh, ragazzi. Non sei sprint. E non ci sarà solo la Formula 1 da seguire, perché... Eh, ma il prossimo dopo... anno il WEC. Di bravo, il WEC. perché dopo quest'anno... Non... c'è anche Batton grande Ginsone, c'è oh, di tutto e anche la MotoGP sarà un altro campionato molto interessante, però restando ovviamente eh, sì. sulle nostre amate quattro ruote, ovviamente anche il WEC avrà avrà sì, un bel impegno. Clamoroso, clamoroso, sarà molto WEC. interessante. Eh, ma devo dire che quest'anno lo slancio che è stato dato grazie alla Ferrari all'impresa sì. di Le Mans ha avvicinato Tantissime persone a questo mondo che io ho sempre visto molto di nicchia, no? Io prima ti dicevo i nerd del motorsport. Ecco, penso che anche i nerd del motorsport siano proprio quelli che seguono le gare endurance, le 6 ore, le 24 ore, quella, quel campionato lì. Ed è molto bello vedere in realtà quante, poi, quante persone si avvicinano anche ad un'altra parte del motorsport che non è fatta solamente, vabbè, noi la amiamo alla follia, la Formula 1, però non è fatta solo di Formula 1. Va bene, dai, allora, eh, direi, se sei d'accordo Sì, ho già paura ho già paura. un giochino che non so se prima ti è visto <ride> sì, Allora, sì, sì. questo è un sito sì, dove sfigata. si fanno, delle, ho capito. Si fanno delle, dei sondaggi Volevo fare un gio questo giochino con te di eleggere il migli tuo miglior pilota della storia Premessa: non si possono fare paragoni tra epoche diverse. Bla 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 bla. bla però si parla di tue preferenze personali. Ok. Quindi dire niente sono tu si, po si potrebbero scatenare delle ire io lo so cose per... sogge soggettive non oggettive soggettive perché mm. eh, si parla di epoche diverse non si possono parlare però ognuno può vedere le sue preferenze no tu l'hai già fatto questo gioco io l'ho già fatto ma <ride> il finale è troppo scontato per me quindi okay. <ride> andrea l'ha già fatto l'abbiamo fatto in... allora, fatto io eh, mm. matteo e andrea e poi ti dico alla fine chi c'è venuto fuori dai, tra i tre, ok? perché ovviamente noi votavamo e, e chi, cioè, due su tre vincevano. Va bene, ah, Va bene, bene dai, sono allora. pronta. <ride> ovviamente devi motivare. Eh? Ah, devi ok. Motivare. Ah, yeah. Allora, iniziamo. Eh. Jones contro Reutemann. Allora, mh, ti metto Carlos Reutemann perché a me è sempre piaciuto tanto come pilota, ma avrebbe meritato di più di quello che in realtà ha ottenuto, quindi io voto lui. Cavoccio triste, tra l'altro, finale: eh... ho raccontato, il finale di Las Vegas dell'81, un po' <ride> che nasconde forse... Le... Esatto, no, vabbè, Alan Jones lo stimo molto perché... Tra l'altro, due, due che, non è che non è che si amassero tanto eh. <ride> è vero, è vero. Eh, però apprezzo molto poi la scelta di vita che ha fatto Alan Jones. Lui ha capito tutto, ha fatto una scelta fantastica dopo la carriera in Formula 1. però io al momento ti voto Reutemann. Reutemann, ok, andiamo di Reutemann. Allora, abbiamo un Stirling Moss contro James Hunt, anche questo è molto interessante, eh? molto interessante. Io penso che tu sappia benissimo il eh. cuore da che parte va e ti dico James Hunt perché al di là di aver amato moltissimo le luci e le ombre di questo personaggio, di questo pilota... Eh, Amo moltissimo anche la realtà con cui lui è arrivato in Formula 1 la Esket, cioè ho cose della Eschet ovunque in questa stanza. Però adesso farle vedere sarebbe un po' complesso. Eh, tutto quello che riguarda James Hunt mi ha sempre affascinato tanto. Quest'anno erano anche 30 anni dalla sua scomparsa. Io, assolutamente, James. Anche se, sì, scusa, sono tante a persone, Mostra, assolutamente, il re senza perché, corona. No, io de devo, devo menzionare una statistica che secondo me è clamorosa. Vai. 25% di vittorie rispetto alle gare disputate e questo non ha vinto neanche un mondiale. Cioè, vinto, secondo beh. me è una cosa che, come sia successa, non, non lo so. Tra l'altro 25... <ride> mi fa sorridere che ci siano loro due perché in una gara... Stirling Moss intervista James Tant, è famosissimo quel pezzo di intervista, gli dice, ma sei riuscito a fare? Ma come hai fatto? E James gli dice, big balls, cioè quell'intervista <ride> quell ragazzi è entrata, è entrata nella storia. L'ho anche conosciuto Stirling Moss, ho avuto modo di vederlo all'Historic di Monaco e ah oh, ma ragazzi, ma qui stiamo proprio <ride> andando. <ride> eh. Io ti ringrazio perché è, una, è un gioco favoloso. Allora, è eh, interessante mh. dai perché insomma, eh, è non bellissimo. è così, semplice, no, dai. È, be è bellissimo. Allora, io ti dico eh, Kimi Raikkonen eh, per tutto quello che ha rappresentato nel suo essere così sui generis nel mondo del motorsport. È di fatto l'ultimo campione del mondo con la Ferrari e non mi è piaciuto come in realtà è stato liquidato. Eh, prima del suo secondo ritorno, cioè prima del suo ritorno in Ferrari, quello non l'ho mai compreso, sinceramente perché anche nel 2008 non puntassero su di lui, eh, però anche lui, vedi, sono sempre molto affascinata da, dalle loro storie, da storie molto, molto forti, storie molto forti e okay. io, Quindi, con tutto il rispetto per il carissimo. Okay. Ci fosse stata diletta avrebbe votato già. Sì, eh. Eh, certo, assolutamente. <ride> e qui Questa abbiamo una... due bicempioni del mondo. Eh? Qua due è... è una sfida molto brutta perché io stimo moltissimo entrambi i piloti. Mi piace moltissimo Mika Hakkinen perché l'ho sempre ritenuto come un avversario difficilissimo da battere, ma allo stesso tempo la dimostrazione di quanto si possa essere leali pur essendo rivali. E anche lui è una storia commovente per certi aspetti, penso che lui abbia avuto due vite e che la seconda vita sia stata quella da, campione, da bicampione del mondo. Però il mio cuore va verso Gramille eh, per tutto quello che è stata la sua vita, un epilogo bruttissimo nella nebbia. Di, Lo di Londra, un incidente aereo a fine novembre del '75 se non ricordo male, e, sì. la sua storia mi commuove anche molto perché l'ho trattata e tra l'altro farò uscire un video storico su di lui tra forse una decina di giorni. Ci sa sarà fuori. E, e il mio cuore va su Gramil, uomo molto affascinante, Gramil. una classe, una plomb. Sì, se, mi dilungo, se mi dilungo, però devi bloccarmi, perché sai che io poi quando vedo la storia. No, no! <ride> L'ho messo apposta <ride> questo, okay. questo qua. Qui siamo proprio agli antipodi della Formula 1 all'inizio e fine. Tra l'altro, Verstappen che ha battuto. Un record di Ascari del 75% di vittorie in una stagione di Formula 1, quindi E tra l'altro c'è anche al Pannello. fa anche più paura la percentuale di Max perché i campionati di, ai tempi di Ascari e Fangio sì. avevano veramente però, molte meno gare. Sì. Però c'è un però, eh. Ascari fece il 75% di vittorie, fece ne fece 6 su 8, mm. però ad una non partecipò perché era la 500 miglia di Indianapolis. Napoli è vero. Ne fece 6 su 7 se proprio dobbiamo essere pignoli. Eh. Allora sarà che amo tanto l'Italia e di fatto anche lui, anche lui ha una storia molto curiosa, sì. fatta di superstizione. Sì, innanzitutto, sì. Eh, una storia, un intreccio assurdo di, di, di circostanze. Mh, che lo legano molto anche a suo padre sì. eh, per quanto Max Verstappen sia di fatto il miglior rappresentante dell'era contemporanea della Formula 1. Io, però, ti dico che Ascari è stato l'ultimo campione del lui, l'ultimo, veramente sì. purtroppo campione del mondo italiano. E quindi io vado su di lui. Ascari, butta fuori Verstappen. Attenzione! Eh, eh no. no. Scusate. Sono... Esatto, eh. Vabbè, possiamo andare avanti, ok? Possiamo andare avanti. Allora, con tutto il rispetto per eh, il rato della Formula 1, però, Schumacher è stato il mio grandissimo idolo di infanzia. Eh, quindi direi che non ci sono molte cose da dire. Invece, qui ci sono delle cose da dire perché tra. Un John Surtees che è stato l'unico a vincere sulle due o sulle quattro ruote un mondiale e quindi è storia, è storia pesante. e un Lewis Hamilton che mi va a vincere sette titoli mondiali. Eh, che stiamo, stiamo parlando di tutti i campioni del mondo, eh. quindi insomma, no, lo so. però a loro è, modo hanno fatto sai la storia. cosa è che essendo storie complete, cioè se fossero di una stessa sì, etica, sì, no, infatti. Sarebbe sicuramente... Ah, eh io, è bello scusami, gioco. ho letto un commento su Ratman, sembra un po' Giorgio, ci sarebbe un aneddoto su questa cosa? Poi dopo, ah, lo, dico? Poi dopo lo dico... No, no, c'è un aneddoto, lo so perché Giorgio me lo ha, me lo ha, me lo ha detto. Sai. Ehm, sono di epoche troppo diverse, però chi effettivamente ha fatto la leggenda è stato Sirtis. Però io come faccio a mettere da parte Hamilton? Porca miseria eh, devi scegliere uno, mi spiace il mio problema è che amo troppo il vintage <ride> cioè, <ride> questo è il mio problema no ragazzi, che crisi guarda, niente vado su Lewis, dai vado su Lewis Lewis, dai hai già fatto fuori Verstappen no, <ride> eh, no, veramente eh, allora papà, io qui ti voto Juan Manuel Fangio ragazzi lui ha uh, statistiche ancora più clamorose di, di Moss ha uh, tipo il, quasi no, il 50 anni di carriera al di là, al di là delle, 20, al 24, del talento 52, una roba no, proprio... fuori di testa mm. ha una media di posizionamento in griglia tipo 1.76 no, una roba fuori no di no, di no testa. ma al fuori di là testa. della prestazione della sua velocità della sua forza ma si ricordi che questo qui è stato pure rapito? <ride> eh, Ci cioè, abbiamo fatto un video lo sappiamo. Anche lo sappiamo. io, anche <ride> io. Eh, è stato rapito. Eh, cioè tu immagina anche il contesto, cioè tutto l'insieme è talmente tanto affascinante. Assurdo che non puoi non votarlo. Io qui non me ne voglia. Due tre, altri due che si volevano bene eh, tra l'altro. Si amavano follemente. <ride> andavano a bere il caffè insieme Protago... Protagonisti del sorpasso più bello secondo me della storia della Formula 1. Eh. Ungaro Ring, la... hai ragione. 86. 86. Qui... 86. Era fatta contogliata... Però bravo. lì ciao a Pichè perché ha sì, fatto È vero. Roma, me, che è vero. Beh, un altro che riusciva a dargli fastidio ad Ayrton era Mansell, eh? con i sorpassi. Quindi no. devo dire che... Però... Secondo me Mansell è quello che in... Senna temeva di più in pista. Mm. Non lo vedeva negli specchietti era quello che uh, pensava davvero, che come velocità pura secondo me gli si avvicinasse di più. Secondo me, eh, ti do ragione, Yuri. Ma difficilmente sono in disaccordo con te. Ehm, eh... Allora, io qui a Ayrton non, non ci sono tante cose da dire. Allora, oh, oh no, eh... no, eh... Dio, no, no. Questa è tostissima, eh? Sì, Questa... Ma proprio è... loro due così me li mettono. Porco. Eh, è così. Non, non si può scegliere. Fa tutto, fa tutto lui. È durissima. È durissima. Allora, io. Ma ti dico la mia, poi. Te, sì, te, no, te, io te, ho già te, il mio cuore, il mio cuore è salvo. Ti, ti, ti do il tempo di pensare. Allora, sono stati tre tre piloti incredibili assolutamente sì però se dovessi se devo scegliere ti devo dire la verità sto raccontando anche in formula one storia in questo proprio in questo mm. periodo secondo me stewart è stato un pilota eccezionale eh, e che è veramente cioè ha cambiato proprio secondo me è stato ha cambiato il modo di essere pilota anche secondo me dal punto di vista della sicurezza è stato tra i primi a mettere um, un punto su questa su questa questione ma in pista era veramente 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 veloce veramente veramente veloce l'auda era veloce più a modo suo però era più più ragionere era più un collaudatore più che sapeva portarsi dietro magari la squadra. Stuart come velocità pura secondo me ha pochi eguali eh, nella storia, secondo me. Tra l'altro io mi ricordo che la prima live che ho fatto con voi avevo appena fatto uscire il mio video su Stewart e avevamo iniziato a fare la nostra chiacchierata su di lui. Io tra l'altro quando tratto certe storie sarà che sono molto emotiva ma mi commuovo sempre tantissimo e quella di Stewart è stata una storia che mi ha commosso tantissimo. Però... <ride> però, però io a un pilota che sfida la famiglia sfida tutto per poter inseguire un suo sogno sfida, sfida la morte, la morte bravo sfida Sf. la morte torna in pista dopo neanche 40 giorni e nel 1976 fare quel tipo di incidente e tornare con quel tipo di ferite nel 1976 erano tempi diversi e arrivare quarto a Monza, mio papà mi ha raccontato quella Monza era un tripudio, veramente era un eroe, era un eroe. E io voto Nikki, a malincuore, eh, lo so, è dura, è molto dura. Allora, qui ho un con Ok, ho pochi dubbi. Per quanto io stimi tantissimo Jack Brabham e quello che ha fatto come pilota costruttore, ha avuto anche il coraggio di licenziare un suo pilota che gli ha fregato di fatto un titolo <ride> mondiale. <Di Alm. ride> esatto, bravissimo. E, però quello che alla Formula 1 ha dato anche questo piccolo canadese, vedi? Io alla fine vado sempre anche a livello di, di sensazioni, no? di. di di emozioni film. come un come... ragazzo Ho detto... come un pazzo con l'alettone storto che ti continua ad andare su tre ruote cioè folle, follia, follia, febbre, febbre. ma come, come abbiamo detto è, è impossibile fare dei paragoni eh, oggettivi perché eh sì. sono troppe <ride> per troppe diverse. quindi bisogna andare a, emoz a, a emozioni capito? quindi è giusto vado così su, vado su chill vado su allora, qui abbiamo Fernando Alonso contro Mario Andretti. Piedone, eh, anche Piedone ha fatto una bella storia eh, nella Formula 1, e... però Fernando Alonso la fa ancora la storia a più di 40 anni suonati. E abbiamo visto tantissime sfaccettature di Fernando nel bene e nel male nel corso di tutti questi anni in cui lui è in Formula 1. Quindi io vado suonando. Nandone. Allora, Attenzione, oh, eh, eh. io ti dico: sono in seria difficoltà. Sarei in serie difficoltà perché ah, sì? ho, ho una stima immensa di entrambi. Eh. Secondo me, Clark. Era un pilota clamoroso, clamoroso e la sua scomparsa ci ha tolto un pilota che probabilmente è, avrebbe già superato il record di Fangio già, già molto tempo prima di Schumacher. Avrebbe me. vinto tanto. Mm. Però... Quel, 68, quel 68 penso che non... Sì, che qua c'è scritto era della Lotus, però... Quel 68, se ci fosse stato dopo quel maledetto giorno di aprile, secondo me avrebbe battuto il tranquillamente. Cioè ha fatto una gara a Monza, mm. un cino di ritardo, era tornato in testa, una roba <ride> fuori di fede. Alen, eh... io su Alain ho sempre avuto una considerazione forse un po' da un popular opinion, non l'ho mai apprezzato forse quanto meriterebbe, sono sincera, ma eh, solo sì, per vedi, un gusto personale. Abbiamo, abbiamo trovato una cosa in cui siamo in disaccordo, ma <ride> lo sapevo perché lo so che su questa cosa forse era l'unica su cui eh, vabbè, non ci siamo tanto incontrati, però <ride> ti dico, lo stimo tanto come, come pilota, però io quando... insomma, mi sono informata su di lui e ho visto qualcosa su di lui non mi ha emozionato così tanto come mi ha emozionato qualcun altro, capito? Cioè io vedo sempre quell'aspetto lì. Un po' come quando ascolti le canzoni che tu le riascolti perché ti viene un po' il brividino, non perché... E quindi io di fronte allo scott... Eh no, dai. Jimma, Jimma, Io ho già paura, però... Eccolo qua, ragazzi, qua però mi mettete in crisi di brutto. Ma come si fa? Ma su, via! Ho una devozione quasi <ride> a livello di Dio nei confronti del, del baffo. <ride> eh, il baffo è il baffo. eh. Io penso che mio papà mi aveva pure ricreato. Mio papà da, quando era più giovane faceva a mano i caschetti, li dipingeva lui, se li dipingeva tutti, e mi aveva regalato quello di Nigel. Io ho cioè, che è in pista per, per portare la macchina al traguardo. Uno che vince in Ungheria partendo tredicesimo, eh, vedi, che ma, fa un sorpasso discorso, a Berger sì. all'esterno della Peraltà, da una roba da fuori di testa. È cioè, sempre il discorso perché qua siamo negli anni '90 e qua di fianco c'è il dominio degli anni 2010 e. Sono due cose talmente tanto distaccate che. È, è... No, ma devi, come ho detto, devi andare a livello. Cioè, tuo è quasi ma è quasi impossibile non andare subito, capito? Cioè, io in realtà, qui per forza, per quanto io stimi, Sebastian, però Beh, non sì, posso sì, non, sì. non andare dalla parte del, del leone d'Inghilterra. Cioè, come si fa, dai. Dai, dai, dai. È impossibile. Beh, abbiamo quasi finito se i sedi eh. Allora, Jochen Rint e Jenson Button. Io che un altro con una storia... Una sfortuna ragazzi. Veramente. C'è cioè, questo Porello, giusto per citare il nostro Andrea. <ride> Poverino Io che rinte, non ha potuto neanche festeggiare quello che era alla fine il raggiungimento di un sogno. Quindi pensa a te. Um, io vado sempre per il vintage, Yuri cioè vai su, vai su Rint. Joken, Joken. Ok, dai. Altri livelli. Eccolo, Danny Halb. Io adesso vado su Ronnie Peterson, senza alcun dubbio. Ronnie senza Peterson, alcun altro dubbio. Che non si sa come non ehm, vinto il titolo. Assolutamente. Allora, Gilles. sono andati, sono andati. E adesso qua c'è la, la roba tosta. Vai su Gilles. Su Gilles. Qua cercherò di essere un po' più... Ayrton Sen Ayrton. Sì, da alla fine comunque le spiegazioni quasi di tutti le hai eh, le ho sì, date, quindi è inutile. No, visto che adesso c'è Ayrton, riprendo quell'aneddoto che volevo dire di Giorgio. Allora, eh, Giorgio e Carlos erano molto amici. Chi è più attento ha anche scritto che si somigliavano anche, si somigliano. Ebbene, ci sono state delle volte dove Carlos non aveva il piacere di uscire e quindi chiedeva il favore a qualcun altro di sostituirlo. E Giorgio <ride> lo ha sostituito. Oh, vabbè, bellissimo. <ride> e questo Era, è... no, era non, non a guidare. <ride> no, ad uscire così in compagnia. Lui non aveva voglia e allora lo ha chiesto. Oh, vabbè, lo chiedeva a Giorgio, che poi in realtà anche Giorgio non è uno che ama tantissimo. Eh, diciamo, lui si è sempre definito un po' orsetto, però dipende, non lo è completamente, secondo me ovviamente. E quando mi ha raccontato questa cosa io ho riso, ho riso veramente tanto, perché ho immaginato Giorgio andare a presentarsi. Sono Carlos, buonasera. Un, un accento, accento un tipico, argentino. un <ride> tipico accento argentino, capito? Quindi è stata una cosa fantastica, ma con tutto il rispetto, io vado su James, su James. Eh vabbè, me l'aspettavo, <ride> eh <ride> che cosa <ride> <tutto> voglio, <ride> ragazzi? Luis contro Nigel, ma co eh, come si fa? Bisogna eh... fare. Bisogna fare bisogna fare allora, diciamo allora, dal punto di vista puramente statistico e di quanto uno ha vinto non c'è storia eh no, ragazzi, però dal punto però di vista, emozionale dal punto, vista me, emozionale dal punto di vista emozionale invece non c'è storia dall'altra parte eh No, io vado su Nigelino Nigel ragazzi allora, qui abbiamo un Clark contro l'Iconet <ride> <ride> uh, Jim Clark Jim Clark dai abbiamo un show, eh, qui. io lascio a te perché tanto lo sai che c'è come, posso? No, eh, eh, come penso... posso il problema è lo il tuo problema è lo stesso mio cioè <ride> Dai, allora, lauda contro Rint. Eh, lauda. Due austriaci, tra l'altro. Lauda. Nichi Lauda, Nikki Lauda, ok. ho quasi finito i quarti. Fangio contro Grammy. Eh, fangio. Dai, siamo ai quarti. Siamo ai quarti masse contro anta sempre più difficile allora um... ti ricordo tutti io i tuoi... eh, lo so eh, però c'è da dire anche che il mondiale che ha vinto James Hunt è stato un po un po' particolare ancora cambolesco e, e invito tutti coloro che pensano che Rush sia la verità Rush non è la verità il finale di quella storia è decisamente diverso cioè una parte importante che innesca la vittoria di James è successo qualcosa di diverso ehm, guarda oddio cioè, io lo amo James, capisci? Cioè, io lì ho tutte le sue macchine. Eh, ne rimane uno. Eh, purtroppo è così. Non è che lo, lo denigriamo, ecco. Eh. Però allora, eh. tanto io lo so. Ma me. Allora, partendo da questo presupposto, io lo so chi per me è il più grande di tutti. Io voglio arrivare ad avere OK. Quindi ora che io scelga uno, scelga l'altro, potrebbe Infatti, essere. quindi dai. Eh, leggera. Per non andare controsenso a me stessa e a tutti i modellini che mi sono comprata, per quanto io abbia anche quella di Mansell, di macchinina vado su eh, James. Su James, va bene, va bene. Solo per cuore. Senna e vado e su il... Ayrton. Ayrton, Ayrton, Ayrton va bene, ok. Come <coughs> la provi? Fangio contro Lauda. Io metto Lauda. <ride> Lauda. Qua è dura, questa è tosse nervosa eh, comunque. Mm, Addirittura. Eh. <ride> <ride> Se è tosse nervosa io ti direi Michael. Ok, dai, siamo in semifinale. <ride> e che ci vuole, dai. Che no, no, vuole, no, dai. qua non c'è dubbio, io porto avanti a Irto e penso che avremo la finale che... e... e avremo la finale che tutti ci aspettavamo eccola qua, a te allora, ehm, voglio motivarla perché uno può dire oddio no, perché no, allora, sì, vediamo magari vero. chi si è personalizzato mm. più tardi fatti eh, cose soggettive oh. posso bere un goccio d'acqua eh sì, vai, faccio tutto il preambolo e ti do, <ride> e ti do il tempo di preparare il, il pippone. <ride> non si possono paragonare piloti di epoca diversa, non è un discorso di chi è più forte e chi è meno forte, perché ovviamente Ayrton era più forte, magari, lo dico io, è eh, mia opinione, magari sul, sul giro secco, secondo me non ha avuto rivali nella storia della Formula 1, se non forse... Clark poteva essere uno, uno che poteva essere forse a suo livello. È vero, è vero. Michael. Sì, Michael. Esatto. E Shumi, secondo me, come gestione della gara, come animale da gara, secondo me invece è stato il migliore, è stato il migliore di tutti. Eh, lui si... Tra... gli dicevi di fare 30 giri sul ritmo di qualificata, li faceva, no, no, non aveva problemi, era duro in pista, a volte anche esagerato e soprattutto ha nascosto una diciamo fragilità psicologica che in realtà lui aveva e in certi momenti lui cercava di nascondere, ma in certi momenti è venuta fuori come ad esempio Heres, ovviamente 97, lui ha perso completamente la testa in quel momento, si è visto infilato da Vidnev a Monza nel 2000 dove è scoppiato a piangere in diretta in conferenza stampa. E però, nonostante tutto, lui era in squadra. Era un uomo squadra. Era il Primo ad arrivare, era l'ultimo a andare via. I meccanici, se c'era qualcuno che aveva dei problemi, lui gli telefonava. Se magari c'avevano, che ne so, so che qualcuno magari avesse, aveva un, magari un parente che non stava bene, lui lo chiamava, lo confortava. Era proprio un uomo squadra. E... Mm. io come come pilota da gara non ha secondo me non ha avuto non ha avuto eguali e anche lui ha cambiato anche un po' come essere pilota. Io ho parlato con Carlo Vanzini l'anno scorso, mi raccontò di un aneddoto di fiume che lui fu il primo a usare il monopattino nel paddock, proprio per non essere disturbato dai giornalisti, perché lui gli piaceva poco no? fare queste eh. cose qui, perché lui era guidare, pista eh, stare con i meccanici mm. cercare lui di rendere la, la macchina più veloce possibile del resto non gliene, niente, non gliene fregava lui... niente di, di essere simpatico di essere eh, ma anche istruito soltanto... perché lui, lui non sapeva nemmeno i fatti che avevano mh, magari scatenato le guerre mondiali, cioè lui l'aveva proprio ammesso. Io sono sì, sì. veramente corsa dipendente, motore dipendente, non so altro. Se hai finito con il tuo... Ho finito il mio, il mio pippone, eh, poi partiremo. No, 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 se, se volevi aggiungere ancora qualcosa, io sono no, pronta. Io, non cioè, mm. io uh, dico sciumi, ma è puramente eh, allora. un discorso mio, di emozione mia, di come l'ho vissuta io da piccolo, che eh. ho iniziato a vivere la Formula 1 da Spagna 96, che que fece quella gara mostruosa sotto il diluvio, dava... 4 secondi a tutti con una vera macchina giugno? che era 2 giugno? giugno 96. Due. Io stavo per dare l'esame di quinta elementare, <ride> non ricordo ancora. <ride> <ride> Aspetta, quanti anni hai, Yuri? Scusami, eh, ne ho 38, ne ho 38. 38, il prossimo ne fa 39, ne sì. fa 39 96, ne avevo 11. E facevo, 11 anni. Stavo allora... studiando l'esame di quinta, quindi mm. io avevo mio, io e mio babbo uh, a casa io ero un camera mia a studiare perché fino all'epoca diciamo si seguivo ma non così assiduamente e stavo di là mia babbo e mio zio tifosissimi da Ferrari e dicevano "Oh cosa fa? Cosa fa?" Perché mi sono avvicinato incuriosito e ho visto questo mostro che erano dei motoscafi in quella gara, non, non erano macchine che eh, ha dato una dimostrazione di forza a, a chiunque e da lì sono completamente innamorato quindi no? <ride> cosa, cosa vuoi che ti dica <ride> io ti no. dico ti faccio un altro, un, un altro discorso uno l'ho vissuto e l'altro no certo, quell'altro quell anche, anche per me cioè, giustamente con assolutamente quello. Eh, io però mh, il primo ricordo che associo alla Formula 1 che di fatto poi ho iniziato a seguirla io avevo quattro anni e mezzo eh, il mio primo ricordo è legato al primo maggio del 94 dopodiché nel corso degli anni ho voluto capire la figura di Ayrton perché poi quando sei piccolo ovviamente tantissime sfaccettature tu non le, certo. capirai, non le capisci e non... Eh, però di fatto io sono cresciuta con il mio eroe, perché per me lui era il mio eroe, c'era il mio eroe di casa che è sempre stato mio padre, cioè mio padre è stato sempre il mio primo eroe, e poi c'era Michael, per cui a sette anni e mezzo mi sono fatta dare dei tappi per le orecchie da mio papà e mi ha portato a Monza con tanto di striscione. <ride> era... Era il 97, la mia prima volta all'autodromo e io ogni volta che vedevo passare la sua Ferrari piangevo di felicità. E per riuscire a diventare giornalista di Formula 1, diciamo che almeno diventare non mi sento ancora diventata in realtà, ma ho sempre portato vicino a me, tipo nel comodino. Ogni suo libro, ogni storia che lo riguardasse, me la sono sempre tenuta lì sul comodino per andarmela a rileggere anche nei momenti un po' più di sconforto. E diciamo che tutto quello che gli è successo e che lo ha nascosto dal mondo da quasi dieci anni è un qualcosa di cui ancora non mi do pace. E non me ne do, non mi do pace, non mi do pace. Mm però giusto questo per dirti che il mio cuore è e sarà sempre verso Schumacher. Al di là di quello che hai detto tu a livello di, di tecnica, di pista, di velocità, io proprio faccio un, un qualcosa di ancora più… Sì, 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 no, no, ma… Il mio discorso è ovviamente. Stava, ci stava. È... Io, pre... sai eh... che tu alla fine hai scelto quello che ho scelto io, quindi. No, no, ma <ride> il che il mio discorso è ovviamente influenzato da... <ride> dalla Eh sì, di fatto è stato il primo eroe che ho, che ho seguito. Mi sono innamorata della Formula 1. L'ho continuata poi a seguire perché c'era lui, e quindi. È proprio un ricordo troppo Dai. forte. È andata, l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ce Ma ce posso fatta, dirti dai. che è stata una chiacchierata stupenda, mi sono divertita. Dai, mi, mi, fa, mi fa piacere, anzi, siamo andati anche forse un pochino troppo lunghi, oh, mi dispiace. Eh. No, me è volata. Cioè, sono io tutto... che forse a te ho trattenuto troppo. <ride> no, no, <ride> no, assolutamente. Io <ride> sapevo che andavo a toccare dei punti emozionali facendoti questo. bello questo giochino, questo sondaggio, ecco. Quindi oh, ci teniamo bello. a farlo. Eh, no, adoro. Grazie, Yuri davvero. L'ho apprezzato tantissimo. Bea, grazie mille di essere stata qui con noi questa sera e niente. Ci vediamo al prossimo anno. Buon Natale, buon anno e speriamo che il prossimo anno sì, ci si, si di diverta. Ci si <ride> possa divertire. Io ringrazio te, ringrazio tutti voi della Formula Dimenticata. Io sono contentissima di avervi conosciuto. Ci sono tantissime cose che abbiamo in comune aver condiviso con voi questa passione per me è stato veramente un gran piacere e vi auguro ovviamente anche a tutti gli amici che ci hanno scritto e che vi seguono eh, buone feste buon Natale, riposatevi tranne Andrea che deve assolutamente finire il video entro la fine dell'anno esatto. esatto, no no no, entro mercoledì altro <ride> grazie ciao davvero tutti, ciao a tutti, buonanotte